Benvenuti a Compila, quindi va. Ciao a tutti, anzi, hi guys, come direbbe la Ferragni. Facciamo partire un po' di musichetta in sottofondo. Siamo di nuovo qui. Ciao Valerio, bentornato, è tanto che non ci vediamo, come si dice. La mia tosse non se ne andrà mai. Siamo di nuovo qui dopo una serata di passione con gli stili di Fire Monkey per cercare di terminare il nostro bel tabellone da tombola. Intanto ci perdiamo un attimo in chiacchiera, anche se oggi è stata una giornata di lavoro abbastanza piatta, quindi un po' che alti e bassi tutto sommato, quindi diciamo che non lamentiamocene, poteva andare meglio, poteva essere peggio, andata, fatto un po' di cose, quindi come dire, vediamo cosa riusciamo a fare questa sera. Quindi abbiamo il secondo tentativo, ho riguardato un pezzo della live di sera, ma praticamente questa cosa degli stili ci ha portato, è stato molto utile per capire diciamo un po' di dinamiche su cui, come dire, la mia memoria si era un po' persa, quindi mi ha fatto piacere riprendere un attimo in mano. Poi non è il massimo dell'intuitività, però appunto sì, stasera dovrebbe essere più semplice da un certo punto di vista, però sono ancora tantine le cose che mancano, ma volevo un attimo partire da così, iniziare a mettere giù qualcosa di definitivo e avviarci verso qualcosa che abbia un senso, lasciando il superfluo alla fine. Poi vediamo un attimo come evolve, come si può dire, la serata. Questa cuffia, se la si mette comoda è comoda, se non la si mette comoda per niente, quindi proviamo un po' a vedere chi ci salta fuori. Non so chi ci sarà anche stasera, perché giustamente due serate di fila, ma come sempre poi rimane la registrazione. Infatti non so neanche se pubblicarla quella di ieri in generale, vabbè, tanto qualcosa è stato fatto, però sì, diciamo che sono un po' due ore di sperimentazione che possiamo riepilogarci velocemente stasera e poi passare al... Intanto vado in sottofondo a recuperare un paio di cose che mi sono messo da parte. Adesso provo a lanciarle come MP3 per vedere 1, 2, 3 se si sentono i 4. Abbiamo il bimbo che dà i numeri, quindi sono andato a recuperare dei file audio per il nostro tombolone. Ho visto che 10 è difettoso. 10. Vediamola come fosse una piccola maratona. Sì, diciamo che è una maratona dove abbiamo camminato una sera, poi correremo. Il 10 è rimasto troncato. E 10. 11. 11 e 12. 12. È molto veloce. 12. 13. 13, quindi questi audio li ho recuperati in una maniera assurda, ovvero sono andato su Microsoft Azure, cioè il servizio speech, il text to speech, e ho preparato un documento, tra l'altro creato al volo con proprio un programmino Delphi per metterci all'interno un file di testo con tutti i numeri, e perché in questo modo, passandoli al sintetizzatore, c'erano varie voci, ho visto questo nome tipo Pierino o Pierina, non mi ricordo se, quindi non so se è un bambino o una bambina. 14. Dovrebbe essere una 15. Bambina, quindi che quella che dà i numeri, e poi c'era un salva audio prodotto, quindi ti poteva salvare un audio, e essendo diviso in paragrafi c'è la possibilità di fare un file audio per paragrafo, e ho detto è perfetto, perché a questo punto gli faccio fare, come dire, tanti file, quindi ho provato tanti file WAV che poi ho convertito in MP3,
con tutti i numeri da 0 a 90 automaticamente sintetizzati con la voce del bambinetto. Quindi abbiamo 20, 20, abbiamo 21. 21, Daniele T79, ben arrivato. Daniele T, ho saltato un T, e 22, quindi abbiamo tutti i numeri. 23. Possiamo quindi fare anche questa parte, ammesso che ci arriveremo, ma ci faremo in modo di farcela. Abbiamo 30. 30, abbiamo 40, 40. fino 80. 80 e fino a 90. 90. Ciao Daniele T, ben arrivato. Questa sera ci dedichiamo a creare. In realtà l'abbiamo già iniziato, però abbiamo fatto una serata improduttiva, diciamo che ci siamo incagliati in un problema assurdo con degli stili grafici. Questa sera cerchiamo di essere un pochino più produttivi nel tentare di tirare fuori questo gioco della tombola, questo selettore. Ho trovato anche un logo in formato Lotti, quindi in formato animato, più neve che scende. Babbo Natale che però non penso di utilizzare, ma non si sa mai. Quindi diciamo che potremmo mettere nel nostro tombolario anche un po' di cinema. Logo un po' pacchiano in realtà, a parte che tiene un sacco di posto, però come dire, abbiamo tutto per rifinire più o meno in un certo qual modo quello che abbiamo iniziato, sperando di non incartarci in qualcosa di strano. Però lì cercheremo, a differenza di ieri sera, magari di essere un pochino più smart e vedere subito eventuali soluzioni, anche perché come i file audio ho notato anche un altro paio di problemi. Ho fatto un po' di test, in realtà ieri sera dopo che ho chiuso la live potevo quasi rimanere in live, ma ho fatto un 20 minuti di prove e quindi ho trovato soluzioni a un paio di problematiche che avrebbero potuto anche stasera, come dire, darci un po' da fare. Per cui bando alle ciance, adesso cambio videata, così possiamo iniziare a scrivere del codice. Qui ci sono i miei file, 70. tra l'altro, come vedete, con i nomi col numero, quindi ho già provato col Media Player, non ci sono problemi di compatibilità, li riproduce tutti. Quindi hai trovato un Lotti per animare il numero estratto? Beh, l'animazione del numero estratto in realtà la facciamo animando la label dove compare il numero. Ho fatto un po' di esperimenti bruttini con una label vuota, in realtà, che fa un disegno un po' strano, insomma, fa un po' schifo, però vedremo. E lì si è verificato il primo problema di cui ho già trovato una soluzione cercando. Quindi poi non ci ho pensato, potevo cercare su chat GPT, che è praticamente fare in modo che rimanesse centrata. Quindi ho fatto un'animazione sulla scala di un oggetto e ho visto. Ad ogni modo, io faccio così, riparto da dove ci eravamo fermati ieri sera, così che siamo rimasti un pochino indietro, e sarei un pochino per iniziare a, come dire, a formalizzare, ben arrivato Sandro, a formalizzare un po' la struttura di questa applicazione, magari mettendo giù, appunto, adesso vedo gli elementi grafici, soprattutto quelli un po' più pesanti, li lascerei alla fine, tipo uno sfondo, più che altro perché salvo abbastanza spesso, e se metto un'immagine pesante praticamente la salvo ogni 2 secondi, visto che lavoro sul form. Però noi abbiamo visto quindi i nostri stili funzionare, per cui questo stylebook, a malincuore, sperando che non ci serva, lo vado a eliminare, così mi elimino un attimo anche questi pulsanti che avevamo poi usato proprio per fare banalmente dei test. Ok, questo posso chiamarlo stylebook, sì, che non si offende. E inizierei a dare un po' una struttura intanto alla nostra applicazione. Quindi
Niente, sei mica Daniele Teti. Mi sono posto la stessa domanda. Però non mi ricordavo se era più giovane o più vecchio di me. E quindi non. E poi mi sembrava fosse già iscritto. Quindi. Però visto che Sandro si è lanciato una domanda, ok, la lancio anch'io. Quindi dicevamo, cosa facciamo? Sono giovanissimo. Perché c'è un T79, però... sì, una persona di nostra conoscenza, sì. Quindi la risposta è sì, sono giovane. Ma non sei del 79, però. Non mi ricordo male io, vabbè. Nel caso, benvenuta, pensavo fossi tu, se no ti salutavo in maniera molto più diretta, quindi... E lui, facciamo alla Ezio Greggio, lui non è lui. Certo che non è lui. Allora, bene, così ci dai anche una mano. Allora, facciamo un 1920, diciamo, per un 1080, sì, dai. Un full screen, iniziamo a prendere un po' di spazi larghi su questa form. '79. Allora sono più vecchio io, non pensavo. Di un anno, ma allora mettiamo giù come va, tutto a posto, ha fatto tutti un ottime ferie. Io, come avete letto, mi sono guadagnato il Covid, quindi e indicativamente penso di essere ancora positivo, perché le persone che sono contagiate assieme a me hanno fatto un tampone oggi e sono ancora positive, quindi lo so senz'altro anch'io, ma tanto io devo stare qui a fare queste cose, quindi che problema c'è? Allora, Align, allora facciamo il pannello di destra dove tiriamo fuori i numeri. Dai, così iniziamo a buttare giù un pochino di roba. Lo facciamo 400, forse tanto, no, ma va bene, dai. Right layout. E poi tiro fuori quindi l'animated image di Skia, quindi così usiamo anche Skia. Adesso faccio vedere i file lotti che ho trovato, tutti in campo con lotti. Allora, open, veniamo a vedere. Guardate questa bingo animation, cioè sarà pacchiana, a parte che è enorme, perché queste non è che si muovono appena, fanno un gran balzone e quindi tengono un sacco di spazio. Però una volta inserite sono un po' piccoline. Adesso gli vado a dare, diamo un po' di opzioni. Fit crop, original center, potrebbe anche piacermi se gli lascio un po' più di spazio, ma non vorrei lasciargliene poi troppo, perché il tabellone mi serve, quindi è anche particolarmente grande questa immagine. Cioè, ha bisogno di troppo spazio per saltare queste biglie, quindi. E quindi li lascio. Dai, così va bene. Un po' di spazietto in più. Poi, siccome sono bravo, vado a dare un nome a tutto. Logo image. E vabbè, già che ci sono, faccio vedere quella che ho trovato. Un'animated image che potrei mettere come align contents, così, che è molto comodo perché contents tiene già tutto lo spazio del form.
però se finisce sopra gli altri controlli possiamo buttarlo in fondo e questo può diventare la nostra background image o background, perché non è proprio lo sfondo. Ho trovato anche questa cosa qui, Let It Snow, che qui non si vede molto bene, ma sono dei fiocchi di neve che cadono e quindi ecco, guarda che bel effetto di fiocchi di neve. Quindi se lo lanciamo dovremmo vederci un bel full screen con vabbè, a parte la mia strena natalizia là in alto che magari rompe un po' il vischio. Allora, siccome qui non si bacia nessuno, adesso nascondo il vischio così ci lascio un po', sì, un po' contro il bordo, questo bingo, però come dire, c'è già un suo effetto. Avrò la GPU al massimo per questa cosa, però dai che iniziamo a dare a questo tabellone. Ecco, adesso non so più come chiudere l'applicazione. Alt F4, gli metterò un angolino dove chiudere la allarghiamo un altro pochino giusto per lasciare un po' di spazio a questo logo. Qui ci metteremo il numero estratto e poi gli ultimi numeri, che forse saranno la cosa un po' più difficile da animare. Lo style book lo mettiamo lì in alto. Allora, questi in realtà non andrebbero bene così, perché abbiamo detto che esatto, dovrebbero partire in questo modo e poi is checked finire così con l'animazione. In realtà non dovrebbero neanche, come dire, essere creati in questo modo, perché io li andrei a creare eventualmente a runtime. Allora, questo lo piazzerei grosso modo al centro, quindi la chiamiamo board, board shape, non lo so, board rect. Quindi forse era meglio se gli davo delle dimensioni prima, che adesso mi scappa un pochino. Ecco, io lo farei un po' grandicello così. Ho perso, dunque, dov'è che c'avevamo il modellino? Il modellino che avevo con gli spunti che inizia a parlare spagnolo è qua. Vamos a jugar una partida al bingo. Vamos a jugar una partida al bingo. Vamos a programmare. Allora, abbiamo non so se ce ne faccio stare 10 di queste, potrei provarci. Deve diventare anche rossa, oltre a fa vedere. No, andava bene, perfetta. Queste sono attaccate, forse no. Se le metto sul bordo ci possono stare, ma sì. In realtà potrei mettere giù un grid layout forse, però mi sembrerebbe un pochino non lo so. Dovremmo starci mettendone uno di fianco all'altra. Queste cose sono 120x120, quindi diventano 1200. Se ne mettiamo 10, qua siamo a 1192. Allora facciamo partita pari e patta, così. Mentre in verticale giustamente sono, non sono 10, ma sono 9, no, sono 10. No, sono 9. Sono 9. Quindi 900. No, 120. Oddio, non riesco a fare 120x9, ragazzi. 120x9, 1080, giusto? Cioè, era poi 1200 meno 120, giusto?
Mamma mia, ragazzi. Che però è l'altezza del nostro box, quindi forse dovremmo tenerli un po' più piccolini. Farli un po' più piccoli. Non c'è la possibilità di farlo trasparente, il riquadro dice sì sì, lo mettiamo poi un po' trasparentino dopo, gli cambiamo un po' l'opacity, anzi guarda, proviamo un po' così, come non è un... ok, lo voleva un pochino, magari lo facciamo un po' più scuro, giusto perché... cioè ricalchiamo un po' il modello di quello che, da cui siamo partiti, facendolo un po' scuro, tanto poi si vede bene lo stesso, e questo lo facciamo un po' così, forse andava bene prima, dai, così proviamo con un 100% che ci rimangono, tanto poi, come dire, la visualizzazione è abbastanza indicativa e così possiamo magari adattarci. Esatto, io farei un 100%, così il riquadro qui diventa un 1000, che ne mettiamo vicine tanto, e di altezza diventa un 900. È diventata addirittura quindi 10 per 90, va benissimo. Così se poi vogliamo anche distanziarlo un po', possiamo farlo. Cerchiamo di quindi di fare questa cosa qui, ovvero prendo un attimo, come dire, come riferimento questi checkbox, ok, del mio board rect, così poi gli andiamo un attimo a stilizzare. Dobbiamo correggere un po' lo stile, però l'importante è, in realtà, è che quando parta, come dire, sia diventato molto piccolino, bisogna dire, quindi adesso vediamo con calma di dare tutte le giuste proporzioni, quindi però scusa, l'altezza che era, ok, 1080, sì, il problema è quello lì. Se invece facciamo un 110x110, una via di mezzo, 1100, quindi questo 1100 meno 110 dovrebbe essere un... no, scusate, stasera sono tronato, ma sono proprio tronato, non neanche fare i conti, 990, scusa, dai, puntiamo un 110. Un 110, tanto poi di spazio qui ce n'è, aiosa. Ah, ma che sciocco, sapete, full screen, mi va in full screen, adesso ho disabilito il full screen, ecco perché stasera ho qualche drop frame, perché ho la risoluzione un po' altinella, infatti forse non leggete neanche bene l'editor, ho lasciato una risoluzione un po' alta su questo monitor. Infatti dicevo, ma perché però mi ridimensiona anche la finestra che l'ho messa con il mio schermo? Invece no, in realtà non è esattamente come il mio schermo, ma è un pochino più risoluto. Comunque vediamo, ormai diciamo, come si dice, tardi per cambiarla, teniamola così, così è anche più comoda da chiudere in questo caso. Come position metto anche un bel... screen center,
così appare giusto al centro. Ok, allora vado un attimo a rivedere questo style, che ha qualcosa che non mi sconfinfera, perché lui all'inizio dovrebbe checked unchecked, checked dovrebbe essere red come colore, no, dovrebbe essere white, scusate, unchecked dovrebbe essere text, quindi color text settings, color font color white, ovviamente mo non lo vedo più, però facciamo, questo è un opacity a 0, quindi mettiamo questo a 0 e quindi vediamo il testo bianco e mo me lo tengo così, e queste sono le mie label, quindi l'importante è che a fronte di questo prenda poi il colore, diventi rosso, e poi però se mettiamo l'opacity sul rettangolo, vengono un po' leggerine anche queste, che non è proprio il massimo. Non posso metterlo solo sul fill? Certo che posso. Quindi aspetta che questo come opacity mettiamo 1, ma mettiamo leggermente semi transparent, se riusciamo, il colore di sfondo, fammi vedere. Ok, quindi questa dovrebbe essere visibile sempre al suo meglio, quindi perfettamente bianca con il testo rosso oppure così, però vivida, quindi con l'opacità a 1 massima. Il rettangolo all'opacità massima, però allo sfondo leggermente trasparente, così vediamo praticamente sotto. Quindi fammi vedere, beh sì, dai, l'effettino di questi fiocchi che passano qui sotto non è male. Fire monkey to the rescue, cioè. Stasera siamo un po' così, pazzerelli. Allora ok, facciamo una bella generata runtime di questa roba, che torno a copiare perché non penso di averla ancora nella clipboard. Fammi un attimo ricercare la definizione, così mi fa un po' d'aiuto. Ok, quindi qui facciamo un procedure build, build board, chiamiamola così e non ci pensiamo più. Dobbiamo generare quindi 90, magari andiamo per righe e colonne, quindi facciamo un far row, facciamo da 1 a 9 righe. For var col da 1 a 10. Ok, quindi partiamo, forse era meglio partire da 0, quindi fare le righe le colonne, andiamo da 0 a 9 8, quindi troviamo il number che sarà, dunque, row per 10, mi viene da dire più l column più 1. Boh, no, aspetta, 0 column più 1, quindi la prima riga
mettiamo da 0 a 9, quindi arriviamo fino al 10. Nella seconda, quando questa arriva a 1, abbiamo 10 più 0 più 11. Sì, dai, dovrebbe andare bene così. L control, tanto è un controllo FireMonkey, giusto? Cosa facciamo? Facciamo una checkbox create self, tanto gli diamo sempre il form. L control parent è il nostro board rect. L control position diventa uguale a questo, cos'è, un t point. Impostiamo la x che è l column per 110, abbiamo detto. L control che hai scritto position y, l row per 110, così fa 00 110. Sì, ok, dovrebbe spostarsi giustamente di x e y. Poi gli diamo set, possiamo usare set, è vero che c'è, cioè, set bounce, ho imparato a usarlo in realtà su Python for Delphi, che usa questo metodo che è già molto più 110 110. Questo 110 L control size da un float, così così dopo, se ci viene voglia di cambiare anche questa dimensione, siamo un pochino, cioè quantomeno questa è un'altezza e larghezza, no? Ok, sì, allora va bene, perfetto, così l'abbiamo anche posizionato. L control text, c'è da impostare il text align, non mi sono incollato, esatto, e quindi non mi sono incollato, e quindi mi sono per dire un'altra parola, ciao, buon proseguimento, grazie per il passaggio e il saluto che fa sempre piacere di essere alla prossima occasione di evento, anzi prima o poi vi lancerò anche una propostina da sempre legato a iniziativa su Delphi, ma top secret, devo pensarci. Quindi allora views form aiuto la mia tosse. Buon proseguimento di festa e buon anno soprattutto. Allora, with 8 le abbiamo impostate, platform default andrà in automatico. Assolutamente i test spegniamolo, che ci ha dato più problemi quello che control style lookup, diventa, questo è il nostro style. Ok, border lo possiamo anche impostare, tanto stiamo andando con un ciclo, quindi border diventa number meno 1, visto che parte border a posto. Il text diventa into str di l number, e poi gli dobbiamo impostare questo ORZ text settings, forzare questo T text alignment center, perché lo stile ce l'ha centrato ma la checkbox lo manda sì, io devo un attimo elaborarlo.
Ok, quindi abbiamo fatto una bella procedura che nessuno richiama, quindi io direi di andare qui e fare la bella create. Spero che sì, dovrebbe essere sempre così, quella del form. Ok, mettiamoci il nostro owner e facciamo un build board, così viene anche invocata. Sicuramente mi sarò scordato una marea di roba. Adesso facciamo che, va bene, questa la elimino, me ne tengo una giusto che apparirà lì per non sapere. Ah, il name Cicazia al primo ciclo, anzi diamogli anche un nome, control name, lo chiameremo Trinità. Ok, il nome sarà derivato ovviamente del numero visualizzato e questo lo chiamiamo board check, non so, board number oppure number 1, number 2, number, non dovrebbe romperci le scatole questa cosa. Ok, fammi vedere cosa succede a runtime. È rimasto ok, questa roba può sparire, che è quella che abbiamo usato come prova per assassinarci con lo style, che ho combinato, come mai un access violation. Aiuto, scusate. La tosse non è ancora passata, quindi perché un access violation, carognaccio? Fammi capire. Setbound, test, style lookup, tabboard, text. Ah, mannaggia, ho usato la format e poi non ho messo il segno a posto, anche se l'access violation non l'ho capita comunque. Roba da leccarsi i buffer, anzi vorrei dire. Ok, ottimo, più di quanto mi aspettassi come prima run. Io quasi proverei poi a impostarne uno con un test. C'ho ancora un pulsante da qualche parte. Beh, c'ho questo che devo andare a togliere. Ok, togliamolo. Sorry, mi gestisco magari un click sul logo e faccio una cosa di questo tipo. Anzi, facciamo do test numero, proviamo a creare una procedure come potremmo chiamarlo, potrebbe essere un show number. Il nome fa abbastanza schifio, ma con un number come parametro. Ok, quindi qui
che andiamo a fare? Andiamo a recuperarci il nostro la nostra checkbox, cioè facciamo un find component number, allora L control, anzi L name è sempre questo, ok, usando il nostro a number, e questo è il nostro numero. Control find component di L name, troviamo il nostro beh, in realtà sappiamo che è una checkbox, ok, quindi usiamo la find component per trovare l'fmx object, immagino qui mi andrà a restituire questo, giusto? Ah, un component, quindi più generico di così. E sul mio control metterò is checked uguale true. In questo modo, ad esempio, qui vado a scegliere show number, scegliamo il 42 che è la risposta a tutto, e vediamo se riusciamo, se funziona tutto, le animazioni. Io clicco qui 42, poi ci sarà ovviamente l'estrazione, dopo combiniamo un po' il tutto, quindi qui va a cambiare checked ancora, ma è ancora come dire visualizzato, ok. Un'altra cosa che dobbiamo fare è una clear della nostra board. Allora, clear board vuol dire che cosa? Che fondamentalmente possiamo farlo anche con un for in, vediamo, L control in build board, anche se non mi piace molto questo tipo di, anzi non mi piace per niente, perché metti che per qualche motivo abbiamo bisogno di aggiungere qualcosa all'interno. Quindi facciamo banalmente un number da 1 a 90 che sappiamo essere allora facciamo un po' di funzioni. Allora, function board get number, adesso le chiamo tutte board così, board get number mi dà una checkbox, e qui dentro ci metto questa roba qui, così fattorizziamo anche un po'. Quindi questo diventa un board lit number, accendi il numero, ok, e come ce lo gestiamo? Lo gestiamo in questo modo, abbiamo, che è successo? Non hai fatto un, andiamo qui e facciamo un board get number di a number is checked uguale true, e semplifichiamo un po' qui, do ok get board get number l number is checked uguale false, quindi questo in qualche modo ci va a spegnere, chiamiamoli anche più di uno, 70, 81, 12, quindi così dovremmo essere
a cavallo, come si suol dire, che succede? Ah sì, scusate, ho cambiato board it number. C'è un'altra cosa da sistemare che ho. Ok, la clear board non l'abbiamo implementata, facciamo così, doppio clic sul logo, board, clear board. Oppure chiamiamolo board clear. Non è proprio molto molto English, ma fa lo stesso. Forse era meglio come la prima, ma poi ci diamo un minimo di convenzioni. Intanto solo che funzioni gli effetti, quindi se clicco, ecco, scelto un po' di numeri. Qui sarebbe conveniente effettivamente che avesse un po' di bordo in più, ma lì poi ci pensiamo. Se faccio un doppio clic, questo ovviamente si spengono e così possiamo in tal caso riprendere a giocare. Ok, vado sul source, vado a mettere il report del memory leaks, così siamo sicuri magari di non fare danni. Quindi più o meno direi che ci siamo. Ok, la board ce l'abbiamo, quindi ci manca a questo punto di fare l'estrazione vera e propria del numero con relativa animazione. Quindi io che farei? Prenderei qui un bel layout, così riusciamo align tanto lo allineo in questo modo, poi vedremo se fare un altro tipo di operazione. Ok, quindi qui è un po' come è il nostro pick, chiamiamolo pick layout, select layout, random layout, non so, dove noi peschiamo il numero, come se, non so come si traduce nel gioco del bingo, la, come dire, la terminologia bingo game. Adesso mi trovo Mike, buongiorno, American version, select a number with tiles. Ok, draw the game most color draws at random, quindi estrae a caso. Ok, quindi questo lo chiamiamo draw layout e dentro metteremo la nostra label, la nostra draw label, o più che altro il nostro draw number. Ecco, anche qui lavorerei chiaramente un pochino sugli stili. Com'è che era figurato qui? C'è un riquadro bianco e un testo completamente nero. Ecco, lo stile lo terrei esattamente così. Facciamo quindi andiamo nel nostro simpaticissimo, ce lo trovo, stylebook. Io quasi quasi farei una copia di questo
Ecco che andiamo a rovinare tutto, no, dai. Questo lo chiamiamo number draw style. Quindi è il numero da estrazione. E qui c'è già un cerchio, ci vado a mettere un rectangle. Ok, un rettangolo fillato, per usare un termine che non si andrebbe mai utilizzato, di bianco. Questa io normalmente la farei bella bella, cioè un bel 200, un bel 200x200. Allora, la mia ball l'andrei a eliminare, lascerei solo questo chiamandolo background. Questo è il testo, che però deve essere centrato e black, quindi scuro. Il background lo allarghiamo. Questo ovviamente deve finire sotto il testo. Il testo ha delle animazioni, no. Eliminiamo tutto. L'unica cosa che ha magari è un size del font, ce l'ho già, bello grandicello, tipo un 92 o qualcosa del genere. Ci sta poi il testo, sì, dai, 99 ci deve stare per forza. Quindi number draw style, ok, yes. Quindi mi sposto qui, questa è la mia label dove scrivo il numero 99. Style lookup gli metto number draw style ed ecco che lo stile è applicato. Dobbiamo ovviamente dargli una dimensione che sia questa. Dobbiamo purtroppo ripristinargli anche il center, ma qui non ho poi intenzione di fare tantissime altre variazioni, tranne quella di posizionarlo forzatamente al centro di quello che è il layout. Quindi dobbiamo avere un layout per... Alla tombola i numeri sono 90. Vabbè, sì. Vabbè, questo tanto viene... Io in realtà ho messo 99 perché è il numero più largo che riesco a rappresentare, quindi non... Però poi possiamo mettere anche 00, tanto non era mia intenzione esaltare, uscire da... è un segnaposto, non lo vedremo mai, quindi... mettiamo anche il layout in fondo, che è quello che andrei, come dire, a impostare align... bottom. Questo mettiamo un history layout, cioè i numeri già rimossi, non so se è il termine tecnico. Questo invece che il top lo allineo al client, così insomma recupera un po' il posto che ritiene di avere. Orbene, mancano qui eventualmente gli... Allora, visualizzarci il numero è un gioco da ragazzi. Oddio, è partito. Non so perché è partito, su quale cosa in particolare è partito Anacleto. Va avanti un'ora, quindi ci stava comunque. Ok, lasciamo la paura fa 90 come il bingo, lasciamolo lì. Quello che volevo fare era pensare un attimo alla questione degli effetti, nel senso che dobbiamo com'è che è fatto questo? Allora, vediamo questo qui, magari senza la voce che mi dà fastidio.
c'è questo effetto di zoom e di pum, che però fa anche un po' di shuffle sul numero, quindi questo dovremmo farlo con un effetto se fossimo proprio gente che va veramente a fare, come dire, masturbare zanzare, cioè proprio un lavoro di fino, però vabbè, facciamo un po' prima le cose più semplici. Ad esempio la rotazione, beh, abbiamo il non abbiamo l'animazione di rotazione, il numero è molto grande, ma cioè questo è ancora più grosso, guarda com'è grande. Non so se ti riferisci a questo. Allora, intanto mettiamo giù l'animation. Dovremmo fare una float animation. Ok. Quindi qui abbiamo il nostro codice float animation. Chiamiamola nell'esempio. Sì, forse qui è veramente... Vabbè, però... Questo è il numero estratto, quindi ci sta che, cioè, intendi dire facciamolo più grande anche noi, possiamo fare anche più grande, quindi io non ho paura di nulla, quindi facciamo, tanto noi l'abbiamo configurato nello stile, quindi non vedo grossi problemi nell'andare qui, l'abbiamo messo nello stile apposta, perché in questo modo tutto ciò che è l'aspetto possiamo customizzarlo come vogliamo. Adesso qui va a capo, ma mettiamogli, usiamo come anteprima le stesse dimensioni. Poi io non lo farei così esageratamente grande. Ho intuito, cioè, che dovevamo farlo un pochino più grande, quindi mi sembra ancora che potrebbe essere ingrandito di più, però, come dire, number draw, vabbè, qui va a capo perché c'è scritto text, ok, questo non è un problema. Facciamo un 128, 152, 160, non lo so, vediamo come viene. Poi tanto possiamo sempre andarlo a customizzare, c'è ancora posto. Quindi possiamo così tagliamo quantomeno la testa non al toro ma al vitello, in ogni caso non è proprio centratissimo, questo è nel suo centro, questo è allineato al client, vertical align center, original line, world wrap, no, ecco, così smette di... Forse il problema è che ha un'altezza di riga o qualcosa del genere. Ha forse dei margini? Margini non ne ha. Del padding non ne ha. Align with margin? No, sembrerebbe... Probabilmente è una questione del... Niente prefissi. Possiamo anche lavorare sulla scala. Abbiamo addirittura la shadow. Beh, una shadow si potrebbe mettere di colore. Ovviamente se non do un offset non vedo un tubo. Forse non vedo un tubo lo stesso. Ah, shadow visible.
Qui però non c'è una. No, vabbè. Dai, ci sta, ci sta. Lasciamocela. Guarda, ancora più pacchio. Più pacchio di così si muore. Più pacchiano di così. Potremmo addirittura. Vabbè, non è round rect, però c'è un radius qui. Carino, dai, un pochino lo stonda. Forse viene anche più bellino. Vabbè, basta con questo che sennò a mezzanotte stiamo ancora roteando. Allora, float animation, quindi la property name da impostare è ovviamente l'angolo di rotazione. Quindi allora, se gli faccio da 0 a 360, gli faccio fare un giro in 0,2 secondi, però questo è molto più, è proprio brrr. Gli da prima scompare, fa quell'effetto, però quando ricompare gira parecchio, e anche quell'effetto swirl, non saprei come definirlo. Che ci abbiamo, tra l'altro, forse si chiama proprio swirl. Swirl transition effect. Swirl effect. Oddio, un po'. Poi forse dovrebbe essere animato anche questo, in realtà. E poi, in realtà, questo si potrebbe applicare in realtà a qualcosa di interno, quindi. Vabbè, non, forse ci complichiamo un pochino le cose. Ho questo vago, pensiamoci dopo a questo che mi sa che se no finisce che qui. Allora, caro draw number, parliamo prima della rotazione. Float animation. Quindi questa è la draw rotation. Allora, se faccio così fa un giro solo, come faccio a fargliene fare più di uno? Non c'è una repeat, c'è un trigger, c'è un event dove potrei dargli, altrimenti quanti giri vogliamo fargli fare? Facciamo 360 per il numero di giri, perché 360 equivale allo 0, cioè fa un giro. Se noi continuiamo a aumentare ogni volta che andiamo a 360 siamo piatti, quindi facciamo 5. Se metto un 1800, ok, è come se gli facessi fare 5 giri. Non so, forse questo è veramente veloce, mettiamolo così, mettiamo l'enabled. Lasciamolo così. Trigger provo su un click. Is pressed. Is clicked. Is checked. Is mouse over. Pressed non fa una sorta di su click. Non lo so, vediamo. Era giusto per vedere se si riusciva a testare. Devo fare un trigger da qui. Ho un click. Draw rotation
Start. Proviamolo così. C'ha lì test, il marrano. Brutto marrano. No, ce l'ha spento. Ah, allora forse funziona. Adesso funziona anche sul prest. Vediamo. Questo i test ci frega. No. E allora provo così. Ma all'inizio esegue l'animazione. Forse è un po' esagerato, eh. Vedo che la fa nel momento in cui io entro all'interno del form. Adesso la metto così. E mettiamoci. Senti. Ok. Qualcosina fa, ok. No, perché qui abbiamo anche nello stile gli test spenti, quindi lasciamoli spenti in modo che non rompa le scatole. Girare gira, forse gli ho fatto fare un po' troppi giri, questo mettiamolo un secondo. Mancano due animazioni che in realtà sono da lanciare in contemporanea per cambiare la scala del riquadro, perché al momento gira, ma nell'esempio qui il numero, adesso tralasciando quando se ne va, che fa questo effetto di entrata da rimpicciolito, entra, si ingrandisce e ruota, quindi dovremmo mettere altre due animation che io poi faccio così. Ok, mettiamo la scale, allora draw x animation va a cambiare scale x da 0 a 1, perché attenzione che è una scala. Ok, poi questa è la stessa cosa ma con scale y, draw y animation, anche qui passa da 0 a 1 in un secondo, quindi qui draw x animation start, draw y animation start. Proviamo a farle partire assieme e vediamo che combina il numero rotante qua. Allora, diciamo che il ragazzo risponde bene, ma ha un problema di posizionamento. Oddio, mi piace quasi più questo. L'effetto non è malvagio, potremmo dire, quindi se vogliamo, allora potremmo tenerlo così, però l'effetto che ha in realtà è che il posizionamento viene fatto
al termine della scala, cioè la scala viene modificata, ma l'elemento non viene riposizionato. Sì, ha una sorta di, mi ricordo un po' il dado che rotola, quindi ha questo effetto. Solo il problema di per tenerlo, come dire, un po' in riga su una di queste animazioni, sull'onProcess dovremmo andare sul nostro drone number e fare un reset, un rescale, no, come si chiama, reposition, non mi ricordo un ricalcolo delle dimensioni, un'applicazione recalc size, questa, cioè dobbiamo forzargli il fatto di avere la dimensione che rispecchi l'effettiva scala, perché per quanto pare andandola a cambiare l'oggetto cambia, ma FireMonkey non lo rimette al suo posto, non cambia la dimensione del contenitore finché l'animazione è finita, fa questo, cioè l'elemento rimane della stessa dimensione, quindi riscalando si cresce, ma il riquadro, non cambiando, adattandosi a questo size, nel layout rimane al suo posto e quindi sembra che arrivi da un angolo. Con questo recalc size sull'animazione, che poi ho preso questo draw y, vabbè, ma una vale l'altra in realtà, dovremmo forzarlo a cambiare di volta in volta la dimensione. Cioè l'effetto è che quando cambia la scala lui aggiorna anche il riquadro, il layout lo rimette in mezzo e quindi lo tiene praticamente sul centro. E questa è una delle cose che ieri sera provavo, non con un risultato in realtà così fine, l'avevo provato su un pulsante a caso e avevo questo effetto, e quindi, ma non lo so dei due se è più incisivo quello che arriva dall'angolino o questo che arriva, vabbè, in entrambi i casi la differenza è mettere e togliere quella, come dire, quella parte di codice, non c'è nulla di quella chiamata recalc size sul progress delle animazioni, in modo che ad ogni cambio, ad ogni tick, questa venga in un certo qual modo. Mancherebbe quella sorta di effetto swirl, questi swirl transition effect, non è che sono collegati, ah no, questo transition sta a indicare che abbiamo con effetto swirl la transizione da un bitmap a un altro bitmap. Proviamo il banded swirl effect, che non fa proprio una mazza. C'è la structure, sì, però dovrebbe finire sotto il olè, è un po' esagerato, eh. In realtà, che poi in realtà questo lo andrei a posizionare all'interno della, non saprei dire, all'interno della, solo il numero dovrebbe essere probabilmente un minimo interessato da questa cosa, però vabbè. Allora, sul, ma perché è ancora qua sotto questo? Ah, perché non mi ha aggiornato
Qual è il tuo problema nella giornata Stature View che non viene? Allora, draw swirl effect. Può triggerare sull'animazione, no, vabbè, poco male, nel senso che poi draw rotation, in realtà questa è una draw rotation in, no, non ruota uscendo, quindi può rimanere così. E sull'on finish Swirl effect enabled a false. Secondo me non è così raffinato questo effetto. Ok, vabbè, è rimasto così. Ma io so il perché, perché in realtà dovrebbe essere, come dire, applicato non qui ma sullo stile, e precisamente sul, nello style, nel text. Ad esempio, questo lo chiamo swirl e lo spengo. Ok, è un effect, quindi ho rimosso l'effetto, adesso non dovrebbe più compilare, giustamente. Draw number, find style resource, swirl. Potete sempre, avendo un elemento, andare a ricercare quell'oggetto che fa parte del suo stile, cioè una volta che gli abbiamo applicato quello stile, la label conterà una risorsa swirl, che è un effetto. Ovviamente questo esce come FireMonkey object, noi sappiamo essere un effetto, nello specifico swirl, ma di base un effetto. Quindi cosa facciamo? Lo andiamo a castare per disabilitarlo, mentre qui invece lo andiamo ad abilitare. Quindi, definito lo stile, cambiamo l'aspetto, ma dato l'elemento, se uno stile applicato, possiamo cercare per nome un elemento che sta all'interno per andare a dargli cambiare le caratteristiche, questo sia se facciamo un componente nostro, sia lavorando. E ah, giusto, c'è rimasto la stringa precedente, quindi dovrebbe, in questo caso compilare, dovrebbe trovare anche l'effetto. Non gli è piaciuto molto. Come mai? Ho sbagliato a castarlo? Ah, sono il solito pirla. E sta il name, la proprietà. Il name non c'entra una mazza. Sta il name è il nome della risorsa. È il nome dello stile, in questo caso dell'elemento di stile, perché è un child del nostro style. Quindi Natchez violation, perché mi dava ovviamente un null. Continua a darmi l'errore.
Quello da però solo in un contesto. Vediamo se si blocca da qualche parte, così vediamo. Mi va in errore qui. Forse sbaglio a castarlo. Forse non è quello che io penso che sia, quindi Mage Effect, Filter Effect è un effect. Questo dovrebbe essere corretto. Ah, tra l'altro c'è pure un attimo cosa può esserci che non va. Allora io sbaglio candeggio, mi direbbe. Ma l'abbiamo già fatta questa cosa qua tra l'altro, quindi mi dà un accessible value. Nil. Perché mi dice così? Ah. Temo forse di poter aver di avere capito. Fa parte dell'elemento però
text, non è che dobbiamo navigarci l'intero albero degli oggetti. Sembrava di ricordare di no, però sei incazzato. In realtà volevo mettere in debug. Che dire? Facciamo una cosa intelligente, leggiamo la documentazione. La funzione dovrebbe essere questa, quindi stai lookup is empty.
Ok. Su questo indagherò più a fondo in separata sede per capire tirami via qualcosa. E lasciamo questo. Ok. Altra cosa da aggiungere. Il famoso media player, qui chiamerò draw player perché lo avvicino anche alla parte del numero, perché mi servirà per disegnare, sì, disegnare, ciao, ciao, per andare a riprodurre il suono del numero. Adesso predispongo play number. Ok, allora, L sound, lo facciamo di apart, usiamo, no, non il path, non vorrei che poi conflittuasse, ma no, va bene, va benissimo, va benissimo. Non dovrebbe perché non ne ho fatto uso. Allora, get dai documents path. Dobbiamo combinare questa con una cartella di nome Bingo. L MP3 name, usiamo la solita format per determinare, dovrebbe essere così la dimensione per 2.mp3 del number. Path completo è dato dal dir path e mp3 name, media player o draw player che dir si voglia, stop, quindi si ferma se sta eventualmente riproducendo qualcosa. Gli diamo come il file name l'MP3 path e poi un bel play a tempo indeterminato. Play number ovviamente non viene mai, testiamolo qui sul click, facciamo dire 33 come dottore. Oppure ad ogni click, dov'è che abbiamo messo il click sul logo image?
Svuotiamo tutto e suoniamo 33. In realtà li ho messi, dov'è che li avevo messi? Nei miei documenti c'è una cartella bingo, MP3 e i file, quindi manca un pezzo. Se no... Possiamo fare anche così tanto. C'è rimasto ancora qualcosa fuori con le animazioni. Allora, andiamo a vedere come mai mi ha scammato. Beh. Non capisco perché non funziona. Ah, ma doppio clic. La directory potrebbe essere giusta. Il nome del file potrebbe essere giusto. Il nome completo è quello giusto. Trentatré. Ok, quindi ogni volta che clicchiamo. 33. Sembra che impieghi. Adesso controlliamo anche le proprietà. Che sono ovviamente azzerate. Bene, sono contento. Però abbiamo anche il numero in questo caso, ok? Si è sentito, quindi allora i numeri li accendiamo, li spegniamo, li facciamo roteare, vabbè, facciamo roteare lo 0, ma otteniamo ben presto anche il suo capitombolo, lo visualizziamo anche. Bevo un goccio d'acqua e poi vediamo di riunire un po' di cose assieme. Forse troviamo anche lo sfondo. Scusate gli eventuali effetti sonori poco piacevoli, ma quindi, come dire, potremmo quasi dire sì. Ok, ci stava. Quindi a noi manca tutto. Manca iniziare una partita, manca
Allora, facciamo che col doppio clic sul logo si riparte, quindi tolgo un attimo questo. Manca anche un'altra cosa. Vabbè, sì, il numero che se ne va via in maniera, però vabbè, non sarei, come dire, molto... stavo pensando che in realtà... Allora, il prelievo dei numeri dovrebbe essere abbastanza banale, perché... Allora, facciamo intanto un pochino di refactor. Più che get number, get number box. Non capisco come mai è cessato di funzionare questo refactoring. Allora, get number box è ok. Dovremmo caricare MMX, l'expert, che sicuramente è meglio. Allora, quindi partendo da questo board clear, allora mettiamo e anche un clear data. Allora, private, potremmo quasi, come dire, predisporre la history sarà una lista di, beh, mettiamo byte, andiamo da 0,90. Quindi avremo bisogno anche della System Generics Collection. Avremo bisogno del destroy. Distruggiamo la finestra, mentre qui abbiamo la nostra lista di byte che creiamo e distruggiamo. Clear data. Facciamo un clear. Se vogliamo invece sapere se abbiamo inserito un numero oppure no, potremmo, credo, fare affidamento a qualcosa del genere. Billboard, clear board, clear data. Clear data funziona allo stesso modo. Quindi nel momento in cui row number
Io ho usato ormai un intero dappertutto, ma Draw Number Byte è una function che cosa fa? Va a pescarsi, usiamo eventualmente la random range, andiamo da 0, anzi andiamo dal min byte value in realtà qui funziona così. Ok, o forse poteva essere meglio un dictionary, possiamo contare se siamo già a 90 numeri estratti al posto del vabbè, tanto è uguale, quindi se ce l'abbiamo già, no dai, potrebbe essermi più comodo signed numbers ok. Ok. Yeah. While true.
Ah, ok. Non capisco cosa abbia di diverso. Ok. Sto pensando un po' all'estrazione, ma ovvero fino a che non siamo a 90. Facciamo uno 0, oppure potrei anche fare un clear data. Ma no, facciamolo così. Altrimenti, se abbiamo ancora spazio, estraiamo un numero casuale. Se l'abbiamo già estratto, continuiamo. In caso contrario, lo salviamo, lo aggiungiamo in testa alla lista e lo andiamo. Ah, giusto, ok. Andiamo a rimuovere in realtà. Ok, delete index. History count meno 1. Ok. Ok. Questo eventualmente lo sposto, secondo me. Che vuole, clear data. Log image click. Ok, ho acceso qualche. Qui dovremmo. Number uguale find
No, come si chiama? Draw new number. Ok, lo dobbiamo andare ad accendere. Lo dobbiamo no, nella label. Sì, lo so che è un draw number. Ah, ok, punto text, perfetto. Dovrei dargli qualche formattazioncina. Quando esci dal while, buona domanda. Mai. Qui. Praticamente mai. Quindi rimaniamo a vita. Giusto, ci mancava un break. Allora. Questo perché ce l'abbiamo ancora, che non serve più. Ok. Allora, dicevamo. Che dal momento in cui ci arriva la richiesta di... Allora, questo tiene il componente, la box del numero. Questo lo fa accendere, va per nome e lo mette checked, in altri casi lo mette, dove l'ho visto? L'ho visto nel pezzo di codice, ah no, però non viene fatto singolarmente ma tramite questo clear, ok. Quindi con un clic solo facciamo tutte ste robe qui. Ups, giusto. In realtà result. E dove noi abbiamo già il risultato, quindi lo restituisco, lo metto accoppiato qui, lo inserisco qui e ok. Non è per male la condizione, no. Draw number text. C'è anche questa variante da un po', quindi settantadue. Ok. 73. Caso. 45.
stato un caso un po' strano, il fatto di 26 31 okay. 36 33 bravo bambino 39 invece il doppio click dovrebbe 50 ah perché c'è un vabbè sul click singolo non è proprio indicatissimo magari il click lo mettiamo qua sopra o sul layout del numero così o con un invio o qualcosa del genere e poi... 76 32 77 83 piace mettere 3. Le cose vicine però mi sono reso conto che ho dimenticato una cosa ovvero una bella chiamata randomize per inizializzare il generatore di numeri casuali. Ok. Quindi abbiamo il costruttore dove creiamo queste liste, creiamo la nostra board, cancelliamo i dati, prepariamo tutto per qui rilasciamo tutto quanto, il draw del nuovo number dovremmo controllare che non sia zero, quindi ok, questo si direbbe che va a buon fine, quindi tira fuori il risultato, se i numeri la contengono riparte, altrimenti lo salva. Questo è sempre un vabbè, in realtà ci pensa Delphi a, come dire, prendere la parte inferiore del byte, però se vogliamo essere un pochino più, come dire, fiscali, questo va all'inizio, questo viene rimosso dal fondo. Quindi fa sia un po' da pila che da coda, mi viene da dire, sì. Clear board. Prepara questo, clear data, prepara i dati. Sull'image click. Ok, lo accende, forse la prima cosa che dobbiamo fare è questa, così fa le animazioni, mette il testo, perfetto, questo in realtà lo può fare anche qui durante, tanto l'animazione è asincrona, sul doppio click, che non è proprio il massimo, svuotiamo tutto, plain number, ok, questo è a posto, fa la sua sporco lavoro, magari ecco uniformo un attimo i tipi perché ho usato lit number, forse questo è un po' ok, non fa altro che fare questa roba qui, qui c'è la build, no, dovrebbe essere
abbastanza. L'unica cosa che volevo mostrare, a questo punto non con l'animazione diventa un po' dura, diciamo che diventa un po' complicatino. Vorrei prendere le tre label, delle label per, come dire, gli ultimi numeri estratti. In realtà qui ci possiamo aiutare, siccome qui nel modello usa sempre queste palle di neve, sappiamo già come rappresentarle, perché ci basta applicare come style lookup number, io come si chiamava quello stile, number board style, giusto, momento di lapsus, number board style. Quindi lo stile viene applicato, lo applichiamo, questo lo mettiamo fisso con un bel, cioè non è una label ma una checkbox, ok. Number board style, grazie, perché anche lo stato checked così ci fa la, ci farebbe la pallozza, non ce la fa, però adesso allineiamo in vertical, perché dobbiamo metterne 3 qui dentro. Allora, vertical rimane attaccato ai bordi così, che mi piace anche molto. Non lo facciamo troppo, vabbè, mettiamole giù intanto 2 e una 3. Adesso li vado a piazzare sui bordi. Vediamo se riusciamo a metterne un pochino. Equidistanti forse no. Adesso vediamo anche se hanno la stessa larghezza, perché in realtà sì. Beh, allora, questo sta lì. Questo si dovrebbe preferibilmente centrare. Ok. Il testo adesso lo tolgo. Ok. Se si vedono operazioni un po' lente, tutto è il fatto che per lo streaming viene usata molto la scheda grafica, quindi mi trovo un po'. Ah, tra l'altro ci manca l'immagine di sfondo. Vediamo se metterla direttamente. Beh, la mettiamo magari giusto alla fine, come. Allora, l'intento di questo è fare l'history number 1 number 2
Story number 3. Diciamo che, come dire, fare esattamente come nel video sarà un po' complicato. Io semplifico poi, perché vedete che l'effetto è che quell'elemento viene eliminato e ne viene creato un altro all'inizio, quindi non è proprio comodissimo, direi. Quindi diventerebbe un po' complicato. In questo caso, almeno farlo in 5 minuti, possiamo pensare eventualmente di provare un surrogato, ovvero potremmo farlo così: mettere in realtà checked a false e poi man mano che entrano i vari numeri, quindi qualcosa finisce nella history, visualizzare i tre elementi, mettendo il check tipo sull'ultimo o sul primo, non so neanche io bene come impostarlo. Adesso vediamo. Intanto forse conveniva, vabbè, intanto li visualizziamo. Io farei anche qui un metodo, procedure push history a number che in realtà si gestisce anche questa parte, ovvero quella di dire inserisco come valore iniziale il number che mi viene passato. Se il conteggio è maggiore di quanto? Di 3, history delete, non c'è un pop o qualcosa, no, un delete, cancelliamo l'ultimo, quindi cancelliamo history count. Poi dobbiamo fare anche la visualizzazione, quindi allora dov'è che viene estratto il numerello? Qua, draw new number, non si deve preoccupare di questa parte qui, perché questa viene fatta qui. Ok, qui cosa avevo fatto? Beh, maggiore di 2 no, non ci sta, perché comunque c'è anche quello, quindi history count meno 1, vabbè, c'è questo, quindi facciamo che ciao player B Switch, scusate, ero assorto e non ho visto arrivare il saluto. Cioè, ben arrivato, stiamo facendo il gioco della tombola, anzi forse siamo quasi addirittura di arrivo. Allora vediamo un attimo cosa ci manca. Ci manca di capire, allora, l'effetto che vorrei fare è dire begin
mettere sul, esatto, fare un for sulla lista, esattamente, cioè in un certo senso far brillare le tre checkbox e metterci dentro, però ok, partiamo da questo, partiamo da questo elemento, facciamo questo e poi penso un attimo al resto. Ok, o meglio, qui il discorso è, ci sarà da fare una pensata. Var l index da 0 a, anzi da 1 a 3, giusto? Perché noi siamo, ne abbiamo messi giù 3, dove vedi campi, story number 1, 2, 3, sì. In realtà faccio così perché L history index più 1, anzi tanto non mi interessa quella cosa. Facciamo una bella format, ci mettiamo history number percentuale di index più 1 e ci troviamo il nome del componente, control due punti uguale find self find component di lname castato a sempre checkbox. Ok, e se c'è un valore, allora facciamo così, if history count, o meglio index minore di history count, però così partiamo da dal fondo in questo modo. Ci vorrebbe proprio uno stack, come non mi piace perché allora mettiamo di avere un numero, ok, qui partiremmo e diciamo ok, prendiamo il number da, beh magari la storia è vuota, quindi push history, no, almeno un elemento c'è, ok, quindi partendo da 0 in realtà dovremmo andare qui, dovremmo andare a ritroso, mi spiego, 3 meno l'indice, quindi andiamo a 0 ma perché mi sto facendo questi, facendo dei problemi abbastanza inutili, però ok, vediamo un attimo di saltarci fuori. Allora il primo elemento, che la sto vedendo doppiamente rovesciata, allora dobbiamo partire dal primo elemento che non finisce in fondo,
O meglio, sì, se abbiamo solo quello. Allora, facciamo un'altra cosa, ovvero sto prendendo un bicchiere d'acqua, ma proprio. Quindi così partiamo dal fondo. Ok. Se index è maggiore di il primo checkbox a sinistra. Esatto, ma io se ho un elemento lo voglio mettere in fondo. Poi voglio metterlo a sinistra e poi sempre a sinistra, quindi ok, ho bisogno di scrivere un attimo un po' di codice per capire bene come impostare questa cosa, perché allora se dobbiamo vedere se siamo in range. History count, quindi se siamo oltre maggiore uguale, anzi se siamo sotto, allora vuol dire che abbiamo un indice valido. Ok, quindi dobbiamo mettere nel control text into str di history di index, else non sono convintissimo, eh. Non sono convintissimo. Allora, qui abbiamo. Allora, all'inizio, diciamo che noi cicliamo comunque da 2 a 0, quindi partiamo dalla 3, prendiamo alla 2 e alla 1, quindi nelle nostre caselline noi abbiamo questa, quindi partiamo da questa, poi andiamo a questa e a questa. Ok, lui dice prendiamo come indice 2, se stiamo sotto il valore che c'è all'inizio, l'ultimo estratto dovrebbe stare all'inizio, esattamente, quindi dovremmo metterlo sull'1, no, dovrebbe essere giusto. Perché index history count abbiamo sempre 3 elementi, quindi se siamo a 2 ne abbiamo 3, siamo dentro, e quindi prendiamo il terzo valore e lo mettiamo nel primo elemento, il secondo e così via. Se ne abbiamo meno, se ne abbiamo meno, cosa facciamo? Sblanchiamo questo e li mettiamo qui, e non vanno bene, dovrebbero andare in fondo.
Quindi comunque in realtà il primo checkbox, cioè dovremmo riempire sempre dal fondo fino a sopra. Io se posso, sono quasi in procinto di semplificare tutto perché mi sembra facciamo due cicli innestati, ma vorrei scriverlo in maniera abbastanza semplice. Comunque, a parte che io potrei semplificare banalmente in un modo molto molto semplice. Anzi, scusa, scusate, ma facciamo così. Prendiamo questo range. Vabbè, tanto c'è il clear data che fa questo tipo di lavoro, ovvero dovrei mettere, però dopo devo farli shiftare. Ma la miseria, ma non c'è uno stack. No, forse non sto semplificando. Per nulla. Ma dimmi te se mi posso lambiccare su questa cosa qui. A parte che, scusa, abbiamo anche, no, le... Che non fa altro poi che fare quello. Push, pop, pick. Trim access, ok, li tira fuori come lista, li estrae. Ci vorrebbe una lista come quella di Python che fa da vabbè, che poi la lista a tutti gli effetti, quindi non è che c'è bisogno di una, andava bene la lista. Perché noi dobbiamo fare queste due operazioni, quindi allora io direi di fare così. Noi cicliamo dal fondo e per ogni elemento verifichiamo quanti elementi abbiamo. Nei controlli. Sì, quindi allora hai ragione tu, Valerio. Dobbiamo girare in questo senso, ovvero dire, oppure guarda, mettiamo così. Da 1 a 3 e prendiamo e sono le nostre tre label. Ok, ma io dovrei partire dall'ultima però, quindi se ce l'ho da questa oppure, ma no, io le metto tutte partendo dal fondo, però perché dovrei fare così? Perché mi risulta così difficile? Partiamo dal fondo, 3 down to 1 e le ciclo tutte. Per ogni elemento, se abbiamo elementi nella lista, dovremmo
Quindi la lista passiamo sempre da 0. Ok. E diciamo if index minore di history count andiamo a recuperare il controllo. History number vuol dire che nel controllo ci scriveremo history index e il valore, altrimenti ci scriviamo vuoto. Well, poi dobbiamo incrementare index in modo che tornando su ci spostiamo qui e vediamo se abbiamo un altro numero da aggiungere. Però così vado alla rovescio. No, non vado alla rovescio, se ne ho uno li metto così. Se ne ho due finiranno così. No, perché parto dal terzo. E io adesso li creo di studio runtime. Sono... Ah, ci manca niente. Questa cosa mi fa impazzire. Se abbiamo due elementi allora facciamo così. Ovvero abbiamo un elemento, cosa succede? Lo prendiamo. Vabbè, dovremmo però fare così, facciamolo in testa, altrimenti siamo maggiore di 0, lo mettiamo e quindi metteremo l'ultimo. Ok, poi non ne abbiamo più, andiamo a ritroso, non ne abbiamo più. Se ne abbiamo due, cosa succede? Che mettiamo gli ultimi due, poi non ce n'è più. Se ne abbiamo uno, no, così forse dovrebbe funzionare, ma... non lo so. Vediamo cosa succede. C'è un disastro. 49. Cavolo, però è bianco, non vedo. Non si vede nulla così.
Vabbè, lasciamoli un attimo lì. 19. Perché non lo vedo comparire. Facciamo la prova. History count. Abbiamo almeno un elemento. Ah, deve essere maggiore o uguale a 0. Ferma tutto. Allora, mettiamo anche questo. Dovremmo poi venirli anche a... fare uno sblank per togliere forse non è attivato il check sul controllo. Sì, ci sono svariati problemi. Adesso risolviamo all'istante. Anche questa costante che magari lì più there are ins, giusto. Well. 22. Che è rimasto così? 54. Sta facendo il giro. 48. Begin end sull'else. Ho sbagliato il ciclo? Sicuramente. Ah! Spinata si chiama questa in termine tecnico. 85. Vabbè, vanno allineati, quello mi sono dimenticato. 51. 50. Vediamo se scorrono. 68. No, infatti vedi che c'è un problemino 61. di qualche tipo. C'è un problemino di qualche tipo che ignoro. Checked, quindi false. Test setting. Mettili pure al centro. Andiamo a debuggare.
capire che problema c'è. Vabbè, all'inizio abbiamo visto che... No, se mi fai un rebuild, allora non ci siamo. Perché la versione del codice che vorrei vedere funzionare questa senza modifiche possibilmente. Allora, qui è vuota, quindi è abbastanza facile. Vabbè, sì, c'è, no, in realtà un numero c'è. Mentre per tutti gli altri empty e vuoto, ok, e poi esce. E fin qui ci siamo, quindi 73. Il bimbino 86 ci dice il numero 44. Ok, quindi perché ti... Nella mia history ho questa roba qui, ho i tre elementi qua, che c'è anche uno zero in fondo. Vabbè, questo però è la locazione, quindi ho tre valori, ok. Inserta 0, 3, 44, 86, sono 4, quindi dobbiamo rimuovere l'ultimo. 3, 44, 86. Quindi index adesso vale 2. Mettiamo sul terzo elemento il valore 2. Index vale 1. Mi sembra ok, 86. E qui ci finirà il 3. Poi è finita. Sì. E perché viene mostrato in questo modo? Ma che fate? Allora, questi partono così, ok. Forse c'è un update da forzare per qualche motivo per avere l'effetto, non lo so. 57, 17, 72, 71. Cinquantacinque, 41, 66. Per qualche motivo rimane bianco. E io non capisco come mai.
Allora, a parte che questo non dovrebbe servire, perché se noi andiamo in clear, e non vorrei che fosse questo il problema. Il check rimane già, rimane a true. Due, 64, 25, 85. Ah, no, c'è qualcosa che cambia. 36, 19. Nove. Dodici. Cinquantuno. Adesso provo a evitargli l'effetto. Ottantaquattro. Che secondo me non vorrei scatenargli un check da true. Cinquantanove, quarantacinque. 49, 82, 26, 27. Comunque il testo lo... Togliamo quell'it test all'istante, che non vorrei che ci fossero stili che non arrivano. 7, 36, 40, 57, 71, 52. C'è qualcosa di questo stile del cambio del testo che triggera. Facciamo questa prova. 33, 77, 47, 41, 70, 66, 75, 37, 57. È un peccato però perché io non vorrei farli lampeggiare tutti, ma neanche l'ultimo per dire, quindi per qualche 63, motivo 17, non capisco come 27, mai finisce 45, 74, a questo punto. Sarebbe interessante scoprire. 19,
53. 69. Come mai? 85. Il text triggera qualche change. 81. 22. 56. 40. 26. Okay. 36. 32. Arrivare in fondo sarà un po' lunga, ma 82. 62. 44. Così lo 3. 40. 3. 24. 80. 64. Non farmi scappare 78, un po' più click. 50. 60. 58. Però come dire, 30. Ci siamo, no? Come 51. 1. Sono 10, un po' troppi da estrarre, ma 9. 65. Si direbbe 5, che inizia a funzionare. 15. Come? 68. 80. Non male, non male, non male. 84. Dai. 21. 71. 14. 46. Mi piace anche 50, il numero che svirgola arrivando 28, dal, dall'angolino più che dal 38. 31. Abbiamo quasi riempito 88, tutta. 25. 35. 34. Diciamo che ci vorrebbe poi 20, qualcosa nel momento 39, in cui, nel momento in cui 42 si riempie per dire 61. Ho finito. Adesso 86. Io spero che si fermi perché c'è 12, quello zero. Però forse c'è quel ciclo while. 29. No, prima del while c'è il controllo in testa. 8. Che se ne abbiamo 90. Spero di averci messo quantomeno un maggiore. Almeno un maggiore di. Maggiore uguale 90. Sì, ok. Quindi al 90 dovremmo arrivarci. 55, 23, 72. Quindi questo ho messo su un bel 52, TV grande, magari 18, con 79, 54. Tra l'altro si vede che si copre 6, il numero in 2, maniera graduale sulla board. 7. Gli ultimi tre, questi andrebbero secondo me fatti con uno stile ancora diverso, perché devono essere più grandi, forse più somiglianti a questo, quindi la casella 87, ci sta, però 4, dovremmo esserci quasi. 73, ne mancano pochi. 76, 16, 16, 67, sulle decine, sul oh, ci impiega del tempo a trovare. Mi sa che abbiamo fatto un loop infinito. Ah, ho fatto un errore. Questo non era pred, ma era successivo. Successivo, ragazzi. Perché il limite superiore è escluso, quindi col prendi di 90 praticamente arrivo a 88 e ovviamente non va bene, quindi non riesco a restarlo. Ok, andiamo, perché sta facendo un ciclo altro che infinito, quindi adesso vado qui. Ok, lui dovrei averlo stoppato, mentre deve essere il successivo di 90, in questo modo 91 escluso ne arriviamo quantomeno fino a 90. Ecco, ne approfitto per fare una ulteriore prova, ovvero sul main form tra il fill dovremmo avere anche il bitmap come riempimento, e tra i miei repository avevo qualche immaginetta
interessante natalizia da provare. Vediamo se riesco a impostarla. Ah, pardon, tile original, tile stretch direi che mi piace di più, perché l'ho lasciata per ultima in quanto tiene, mi allunga i salvataggi. Infatti vedete che salvarla mi comporta un po' di sforzo, però come effetto dovrebbe aggiungere un altro po' di decoro, esatto, come quindi c'è questo che zompa che mi fa girare la testa, però c'è l'immagine qui sotto con i fiocchi che stanno sopra, perché è un'immagine allargata al content ma messa sul fondo, e qui ci sono 85 i vari 64 7 le varie feature. 32. La parte che sembra inchiodarsi un po' di più è la lettura di quelle 65 del numero tramite il media player. 44 magari con delle primitive 1. O dei service un pochino più intelligenti, 72 più performanti, 82 15 se riesce a fare qualcosa 59 di meglio. 50 66 66 76 poi chiaramente 62 qui, in realtà gestito con un comando non è proprio il massimo, forse l'ideale 89. Sarebbe configurargli un timer che una volta lanciato 23. Magari si possa un attimo pilotare. 84. Però vabbè, uno potrebbe prendersi una tastiera ovviamente Bluetooth, assegnare 14. Come binding un 48 un invio 61. O qualcosa e da quel momento 47 fare 22 fare le operazioni adesso 60 ho messo 81 link 28 49 10 58 18 26 60 54 38 33 poi la voce del bambino è proprio il tipico 29 dove, dai bambini 53, non vieni a dire i numeri perché i bambini non 37, tenendo dietro le cartelle si offrono sempre per 11 83 42 dai l'effetto non è male si potrebbe 75, dire sfondo tutto sembra come si dice dalle 20, mie parti sembra quasi compero 56 4 21 a me funziona in qualche modo 12 vediamo se stavolta ce 73, la facciamo arrivare pian pianino 80 a 90 15, senza che mi scappi un doppio clic 8, altrimenti resetto tutto 57 90 aggiustando un 34, po' gli stili sotto chiaramente si può 9 migliorare quella history 35 l'ideale sarebbe appunto farli scorrere lateralmente facendo 86 entrare un altro, però vabbè, lì bisogna lavorarci un po' 31. Di fino per gestire magari delle istanze 51 oppure per averne 30. 4 in modo da poterne sbalzare uno e rimettere 40 all'inizio. Però non 55. So cosa è più facile delle due cose 74 e dovrebbe, non ho provato, ma dovrebbe essere anche abbastanza ridimensionabile, nel senso che ok, sotto un certo limite le cose ci vengono un po', come dire, tarpate, però mettendo magari uno scale layout o qualcosa del genere può chiaramente funzionare in maniera 39 ridimensionata oppure 27 riscalarsi completamente, quindi 41 68 77 quanti 5 numeri che mancano ancora 24 6 non abbiamo 71, provato ovviamente al 52 momento, piattaforma Android 3, parte che dovremmo deployare 69 tutti gli MP3, e quindi 25 magari facendo 19 una prova 43 senza suoni si potrebbe 70 se non altro per non riempire il 17 dispositivo, non è che 2 pegano effettivamente tanto
78. Vediamo se riusciamo a riempire 87, il tabellone. 40, 88, 36, 46. Ci impiega un attimino e cliccando non succede più niente, quindi l'unica cosa che tecnicamente potremmo fare è svuotare la history, che secondo me, non so se ho fatto una clear qua sotto, proviamo a vedere, doppio click, qui si svuota tutto. 79. Ok, si riparte. 23. Quindi proprio da zero. 69. 2. Quindi 66. Anche questo è gestito, direi, abbastanza bene. Dai, stasera siamo stati più produttivi e più, in realtà ci abbiamo messo anche un'ora in più, però quantomeno l'abbiamo fatta lavorando e non bestemmiando sugli stili. Un paio di bestemmie ancora, ma sono convinto che non ci ho guardato abbastanza dal punto di vista, come dire, del motivo per cui si sblanca quel testo, e quindi dovrei un attimo verificare qual è lo stato delle cose, vedere se il testo non fa un trigger di qualcosa di particolare che fa sì che quel, perché il valore c'è, il testo c'è e rimane bianco, rimane in una situazione intermedia, come se non rifacesse, come dire, tutto lo stile, ma una situazione intermedia, magari forzando il colore del testo potrebbe essere, come dire, gestibile in qualche modo. Comunque c'è anche un motivo serio, oppure magari può essere un bug, non si può fare. Quindi richiamerei di nuovo lui per il responso definitivo. La tombolata si può fare adesso, magari se qualcuno interessa il sorgente vi condivido il link, faccio uno zip se volete fare il tombolone Delphi, l'ultimo dell'anno, e vantarvi del, chiaramente mettendo uno sfondo, non so, la famiglia o qualcosa del genere. No, chiaramente come grafica può essere rivisto, magari, ecco, al posto di, io ho voluto usare gli stili a tutti i costi, quindi forse mi sono anche un po', come dire, incarognito, ma tutte queste etichette potevano anche essere dei frame di controlli, magari con uno stile forzato, con degli effetti, magari mettendo anche i metodi che abbiamo messo che fanno accendere il singolo numero, andarlo a chiamare sul frame, e probabilmente avrei fatto, come dire, un pochino prima, però l'idea era anche quella di far vedere che comunque con una checkbox, perché poi il numero qui possiamo pensarlo come a qualcosa che cliccando tanto risponde, no, io l'avevo spento giustamente, come ho spento a quelli qui sotto, lì test, cioè può essere una cosa due stati, uno stato può corrispondere a un aspetto oppure a un altro aspetto alternativo, e l'aspetto di una checkbox può anche essere quello che non è una checkbox ma è una label con uno shape, con un colore rosso, cioè alla fine questa grafica la stabiliamo noi, e la label può anche non sembrare una label ma può essere anche una cosa, o la checkbox non sembrare una checkbox ma sembrare qualcosa di completamente diverso, utilizzando poi checked per commutare le due visualizzazioni. Quindi l'obiettivo di fatto era fondamentalmente quello. 70. Aggiungendo un po' di multimediale, un po' di animazioni, quindi abbiamo usato anche Schia perché la parte che anima la scritta del bingo, che forse dovrebbe zompare una volta sola poi fermarsi, magari c'è il dopo un po' effettivamente ti viene voglia di sparargli, però invece lo sfondo ha il suo effetto, è anche interessante, sono vettoriali, quindi sono, non si vedono ma sono pixel perfect, poi forse la live non rende, ma lato grafico qui, come lo vedo io, cioè abbastanza ottimale. E tra l'altro questo non è uno Schia project, mi viene da dire,
ovvero se noi abilitiamo Schia, che dovrebbe prendere il controllo, vediamo se ci sono delle differenze, Global Use Schia, dovrebbe utilizzare quella libreria anche per il rendering di FireMonkey, potrebbe avere delle differenze, non so se ce ne accorgiamo. In realtà questo è diventato più scattoso, cioè è rendering migliore ma ha uno so che di scattoso. Questo è leggermente più, anche come sfondo l'immagine si vede un po' meglio, però è un pochino tutto forse rallentato. 60 vediamo. 48 Le animazioni non 5. Sono proprio 68. Magari la qualità andrebbe, poi qui vedo che il non gli è piaciuto molto il cambio di gestore grafico, poi bisogna anche vedere se ci sono altre problematiche o dei bug da riscontrare, quindi io lascerei FireMonkey un po' più, cioè qui si vede l'anti-aliasing un pochino più grezzo, però più performante. Poi chiaramente siamo sempre anche in live, quindi la scheda grafica, se la si 35. Usa con Schia, 64. Che è un po' meno approssimativo, 61. Ha bisogno di, sì, l'abbiamo persa, ma bisognerebbe vedere stoppando OBS, che usa molto della scheda grafica. Infatti tutti i miei demo FireMonkey sono tutti lenti quando c'è la live attiva, perché OBS, che deve fare streaming, praticamente lavora solo con la GPU, GPU tra l'altro quella più potente, quindi me la tiene occupata e mi rallenta, quindi può anche essere che l'effetto fosse stato gradevole, ma usando più potenza quella rimanga. No, così sarà più fluido, leggermente più grezzino forse su certe cose, ma abbastanza fluido in ogni caso. Cioè 5 64 come direbbe Aldo di Aldo Giovanni Giacomo, avercene, proprio avercene di... No, anzi, io direi che ci possiamo ritenere soddisfatti come l'obiettivo raggiunto, quindi poi adesso magari segnalerò. I numeri non restano rossi. 32. È comparso, c'è anche la mia testa davanti, quindi 75. Ah, dici qui. 52. 52. Sì, questo mi sa che 'viene propagato qualche stato da qualche controllo, quindi 55. Ah no, scusate, ho fatto io dei doppi clic che hanno svuotato il 66. Cioè sono stato io che ho fatto il doppio clic così e lui ha tirato fuori un numero perché ha fatto il clic, però poi ha fatto lo sblank e è scomparso tutto. Quindi sono io che ho fatto più doppi clic senza, ero distratto mentre parlavo, cliccavo e quindi ho resettato il gioco un paio di volte, quindi si sono spenti proprio perché il tabellone 14. Cioè anche adesso ho fatto doppio clic 31. Tutte le volte che faccio doppio clic 59. Lui gioca, poi lo vedete comparire, poi vedete rimane in una situazione. Adesso ha preso il doppio clic, ma anche il clic dopo, quindi questo è rimasto. 61. Perché ha sblancato il 38, poi è partito col gioco e quindi 39. Diciamo che quel doppio clic non ci vorrebbe un key, una chiave o una intercettare lo spazio, magari qualcosa del genere, e usare quello, un ESC o gestire qualche tasto, ecco, sarebbe più utile piuttosto che fare, oppure sinistra e destra, uno qualcosa del genere. Allora, però direi che
potremmo essere abbastanza soddisfatti del nostro risultato ottenuto. Ok, adesso mi sposto qui. Almeno questa sera ci è andata meglio, dai, rispetto a ieri sera, dove ci siamo incartati sugli stili, su cui ancora qualche dubbio, però farò qualche altro studio approfondito per vedere se ci sono migliorie che si possono fare. Attenzione, comunque il codice che noi abbiamo scritto adesso, al netto del DFM, se lo stavo andando a leggere, sono 200 righe, compreso poi quello creato anche dal lead, la dichiarazione di tutti i vari controlli, che sono fondamentalmente, tra l'altro, poca roba, quindi c'è proprio 200 righe di codice e il resto è tutto design, prototipazione, risorse, stili e quindi grafica fondamentalmente che viene messa in campo. Niente, come direi che questa potremmo dire, a meno che non ci siano imprevisti, ma tenderei a escluderlo, però non sa mai, venerdì magari potrebbe esserci qualcosa a sorpresa, non si sa mai, dipende se sono ancora, come dire, castigato in casa, ma sarà molto probabile, almeno per il momento. Però sarebbe una live un po' dei buoni propositi dell'anno, quindi tutto il più. Però, diciamo, al netto di questo evento eccezionale che non è detto che si verifichi, questa indicativamente dovrebbe essere l'ultima live di quest'anno. Poi il prossimo anno vediamo un po' che cosa portare di interessante. Tanto guardo se c'è qualcuno a cui poter, netto della mia voce, a cui poter fare un raidino. Vedo che c'è Last Water Drop, che abbiamo già, come dire, raidato ieri sera, quindi qui stanno tutti giocando come al solito, tutta gente che gioca, ma nessuno che lavora, nessuno che... Poi mi scordo sempre che in realtà basta che io clicchi sul sviluppo software o sulla mia categoria e dovrei trovare qualcuno che sta facendo ipoteticamente il mio stesso mestiere, ma se io cliccassi la cosa giusta, e quindi vedo che c'è Last Water Drop, facciamo l'app di Mr. Rip, so soldi, quindi magari potremmo fare un ride così conosciamo nuovi sviluppatori. Oggi si lavora, vista l'ora, esatto, quindi lo faccio, lo preparo subito, così conosciamo un altro developer, come si suol dire, che è sempre utile, anche perché vedo che fanno cose interessanti. Quindi se non ci vediamo di nuovo, questa è l'ultima live, quindi buon anno, grazie sempre per la presenza, per come dire il tifo che ci sta, la mia motivazione, quindi anche perché si fa tutto per la gloria, per cui ci sta, che non è il nome di una tizia, ma è quindi ci rivede in anno nuovo, speriamo con delle live. Adesso mi farò un po' di calendario editoriale, così magari riesco a preparare anche qualcosa di non di preparatissimo, ma magari un pochino più organizzato. Lancio il ride, vi saluto di nuovo, quindi buonanotte, buon proseguimento di settimana, buon fine anno, buon inizio, e direi in ogni caso alla prossima, rimanete per il ride e alla prossima. Ciao a tutti, ciao, buonanotte.